Organizzato dall'Associazione Agape di Agrigento in collaborazione con l'ARCI ed altre associazioni del territorio, si terrà sabato 26 novembre alle ore 17 presso il Circolo Empedocleo di Agrigento la presentazione del libro di Ben Cacciato, Iaco. L'iniziativa è inserita nel contesto delle celebrazioni della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e sul femminicidio, e vuole essere anche un tangibile segno in favore delle donne africane. Con l'acquisto del libro, infatti, si aiuta a sostenere il progetto dell'editoria che ha aderito al programma Impresa Amica dell'UNICEF sull'educazione femminile in Niger. Noi organizziamo come associazione ARCI Agape un'iniziativa per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, parlando della lettura e del teatro come strumenti per una rivoluzione culturale, ritenendo fondamentale esserci sul territorio. Noi siamo un'associazione che sin dal momento in cui ci siamo costituiti siamo presenti ogni giorno con varie iniziative e con una presenza silenziosa e operativa proprio su questo tema. Su questo fronte, ma in occasione del 25 novembre non possiamo non essere attivi organizzando un'iniziativa di natura culturale che parli dell'importanza di una rivoluzione culturale che ci permetta di dare avvio a nuovi inizi e cercare di sensibilizzare il più possibile le persone e i giovani soprattutto che affrontano anche questa tematica e che vivono esperienze e condizioni di vita che non sono ottimali. All'inizio dell'iniziativa noi doneremo a ciascuna persona che interverrà un fiocchetto bianco che è il simbolo dal 1991 per la giornata e per la campagna contro la violenza sulle donne. Soprattutto è importante che gli uomini indossino questo fiocchetto per noi durante questa iniziativa perché rappresenta un simbolo da parte degli uomini, un impegno anche sociale, culturale, umano a non voler commettere atti di violenza nei confronti delle donne, a non volerli tollerare e a non rimanere in silenzio di fronte a questi atti. All'incontro con l'autore intervengono Angela Galvano, presidente dell'Associazione Agape, Marco Vullo, assessore alle politiche sociali del Comune di Agrigento, Viviana Caparelli Lentini, presidente del Gruppo Archeologico d'Italia Raalmut, Angelo Giudice, presidente della Proloco di Racalmuto, ed inoltre la compagnia Centro Studi Regalpetra, Massimiliano Cacciato, Giuseppe Calandra, Giusi Lauricella. Modera l'incontro Lillo Alaimo Di Loro. È un'esplorazione, uno spaccato di vita italiana che va dal 60 all'80, con tutti i suoi turbamenti, quindi esplora l'uomo e la donna in tutti i suoi aspetti, in quelle che sono le aspettative di quel periodo e in quelle che sono anche il senso di frustrazione e le delusioni che poi, diciamo, sono venute fuori. La donna è trattata in modo molto gentile. Quattro le protagoniste femminili del libro che esplorano i quattro mondi possibili, i quattro dei mille mondi possibili della donna. La donna è trattata molto bene perché la donna è l'altra parte del cielo senza il quale veramente il cielo sarebbe meno che la metà. Ed è un componente importante all'interno di quello che Benticacciato dice il grande umanile in cui l'umanità si è trasformata. E dove però in questo libro si vede che il grande dovere dell'uomo è cercare la felicità e lo fa e cerca di farlo almeno attraverso la ricerca della bellezza. Protagonista dell'incontro, lo scrittore racalmutese Benito Ettore Cacciato. L'autore racconta uno spaccato della provincia tra gli anni 70 e 80, dove arrivano gli echi di quel che all'epoca scuoteva la società italiana. Le proteste politiche studentesche, operaie e femminili, il dilagare del problema della droga, il superamento della visione classica della famiglia. Ma cosa trovano i lettori in Iaco? Trovano una società smarrita, nel senso che dal 65 all'80 c'è stata una vicenda vera, una storia vera, sempre perché la donna si è fatta succube dell'uomo, si è fatta comandare, si è fatta vessare.
E il messaggio mio che voglio dare alle future generazioni e anche ricordare alle vecchie generazioni è quella di ricordare sempre all'uomo che la donna non è solo pillola per il sesso o soltanto pillola per il sesso, ma è la prima cosa: amore, maternità, famiglia, onore e dignità, e che non deve svendersi per nessun motivo. Meglio lavare le scale che svendersi per avere la propria dignità femminile. E la donna deve andarsene prima che nasca il primo schiaffo dall'uomo, perché quell'uomo non l'ama.